Lo spazio Autismo di Ponte San Pietro, punto di riferimento per tutta l'isola, da oggi ha un nome nuovo nella Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo. Punto e virgola è stato inaugurato dagli stessi ragazzi che lo frequentano. Un nome scelto dai giovani isolani da 18 a 25 anni. Il servizio accoglie, è suddiviso in due moduli: c'è il modulo Bambini, che accoglie bambini dai 3 ai 15 anni, diciamo così, e poi c'è il modulo Adolescenti-Giovani Adulti, che va dai 16 in avanti. Il modulo per i bambini è più dedicato ad attività di tipo psicoeducativo, eh, mentre il modulo grandi, e adolescenti, chiamiamolo così, ehm, ha più un taglio di tipo socio-occupazionale. Nuovo nome e anche nuovo look per la struttura UFO nella frazione del villaggio Santa Maria, con una riqualificazione integrale delle pareti esterne ed interne, una nuova illuminazione del parcheggio e del viale di accesso, oltre ad un intervento da 20.000 euro per la manutenzione interna e esterna e la fornitura di nuovi arredi negli abulatori comunali. Con un investimento di circa 50.000 euro per una sistemazione complessiva sia esterna dalle pareti esterne e il rifacimento di alcuni locali interni tra i quali la sala civica Lidia gelmi Cattaneo e gli spazi associativi dove hanno sede Promo Isola e le associazioni combattentistiche d'Arma. Mese di aprile di risveglio per il Lago Odiseo e riapre anche l'Accademia